Ciao a tutti ragazze, allora questo qua è un video tutorial di una nail art carinissima e ho trovato una foto su internet così per caso di questa nail art, ma era un po' diversa, io l'ho modificata perché sostanzialmente non mi veniva così bella, quindi e poi era bianca e nera e io non ho né uno smalto bianco decente né uno smalto nero, quindi l'ho fatta con color carne, un grigetto marroncino tipo, però più o meno è venuta lo stesso, più o meno, e sarebbe questa qui. Non so se si vede adesso, però nel video che ho fatto prima credo che si veda meglio, poi magari vi metto anche delle foto, e sarebbero tipo delle rondinelle. Sapete che adesso si usano un po', no? C'ho anche una collana che avevo in un video e con degli uccellini così carini, e quindi mi sembra che vanno un po' di moda, un po' tipo i baffi, no? E quindi ho fatto questa nail art. Allora, nel pollice ho fatto tante rondinelle, nell'indice pure, nel medio ne ho fatta una un po' più grossa, ma una sola. L'anulare non ho fatto niente, ho messo uno smalto della Essence che vi ho fatto vedere, cioè che vi faccio vedere dopo. Un po' così luccicoso ma bianchino. E poi il mignolo di nuovo, ne ho fatte tante. Vabbè, non sono tante, è una e due a metà perché non c'entravano comunque. Anche dall'altra parte, vedete, sono mignolino una con due metà, anulare così brillantino, medio uno solo, indice tanti e pollice tanti pure. Vedete? Poi come top coat ho usato questo qui della Essence, che è quello meglio del gel. Però sapete che ho letto qua dietro che questo top coat va usato sugli smalti di questa linea qua, di meglio del gel. E infatti quando lo applico come top coat su un altro smalto, su dei disegnini soprattutto, come ho fatto adesso, e anche se lo smalto è perfettamente asciutto, me lo tira un po' via, come se facesse delle linee. Infatti non so se riuscite a vedere, sicuramente no, però tipo qua, questo uccellino ci avevo messo tanto smalto, forse non era proprio completamentissimamente asciutto, non lo so, però l'ho toccato e non mi sono, cioè non si è rovinato. Ma tirandolo con questo pennello, o il pennello è troppo grosso e si porta via lo smalto, oppure è proprio la consistenza dello smalto che non va bene, non lo so, comunque ha fatto tante striature. Non lo so, quindi mi piace tantissimo come top coat per fare il top coat sui disegnini come questi. Comunque, vabbè, decente. E quindi basta. Adesso vi lascio al tutorial e spero che vi piaccia e provate a farlo anche voi. E noi ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi, un bacione. Applico uno smalto color carne, come questo qui di Sephora, su tutta l'unghia. Io lo faccio solo in una perché le altre le ho già fatte. Ok, poi aspetto che si asciuga. Poi prendo un colore come questo, cioè in realtà doveva essere nero, però siccome io il nero non ce l'ho, allora uso questo, sembra verde ma in realtà è una specie di marroncino della Kiko ed è il numero 325. Ne prendo un po' e lo metto su una bustina di plastica, così. Poi dopo prendo, dov'è? Prendo lo stuzzicadente e metto qui l'unghia, così la vedete bene. Prendo un po' di smalto e faccio un pallino per la testolina. Vedete come ho fatto qui? Poi faccio un'aletta qua. Un'altra aletta di là, non devono essere precise, eh? Il corpicino e poi la codina, vedete? Qua è rimasto uno spazietto
Bene. Ok, non si copre. Vedete? Ecco, l'ho fatto pure un po' troppo grosso. Forse lo lascerei così. Vedete che nelle altre unghie ne ho fatti tanti. Però mo mi è venuto troppo grosso questo. Meglio se lo lascio così. Ve lo faccio vedere nell'altra mano che vedete ancora non ho niente. Vediamo se mi viene con la sinistra. Allora, proviamo. Faccio il pallino per la testina, poi faccio una aletta e un'altra aletta, poi faccio il corpicino un po' rotondino, così. Poi faccio la codina, troppo poco smalto, ancora poco, ok, qui, vedete che carino? Adesso quest'unghia è un po' più grande e faccio magari qui un'altra testolina con l'aletta che va di qua. Come se continuasse così, poi invece qui magari faccio una codina, uno e che continuo di qua, e qui ci sarebbe un pezzo di aletta. Capisce molto. Quindi faccio un'altra. Un'altra codina. Vedete? Sono macchiata un po'. Comunque vabbè. Riproviamo di qua. Devo cercare di farli più piccoli. Allora, faccio testolina, alette, corpicino, codina. Ecco, qui mi è venuto più piccolo, ma l'aletta è troppo corta. Ok, meglio. Ovviamente più provate e meglio vi verrà alla fine. Faccio l'altra testolina. Le aline, il corpicino, la codina, ecco fatto, guardate, qua ci faccio la codina, qua faccio un'altra testolina. Si vede troppo vuoto. Ok, poi questa la lascio bianca perché vedete che da questa parte ho lasciato il medio e l'anulare, volevo dire, così ci ho messo uno smalto luccicoso. Quindi da questo lato voglio fare il medio così. E allora nell'anulare faccio la rondinella un pochino più grossa come l'ho fatta nell'altra mano, anzi forse no, forse voglio fare uguale, meglio che faccio la rondinella grossa nel medio perché ho l'unghia più grossa, mi viene meglio. Ecco, l'aletta, l'altra aletta, quando vedete che la punta non è più tanto punta perché lo smalto si è asciugato, allora giratela. Prendete quella nuova perché sennò vi viene male. Vedete come mi è venuto male questo? Perché avevo la punta non più tanto punta. Poi faccio il corpicino.
così, e la codina, ecco, però quest'ala non mi piace, ok, un po' meglio, manco questa mi piace, facciamola un po' più grossa. Adesso manca solo il mignolino. Testolina. Aletta, aletta. Corpicino. Codina. In fondo sembra come un omino. È venuto orribile questo. Vabbè, faccio qua una testolina e qua una codina. E qua faccio una specie di aletta. Poi dopo quello che avete sporcato fuori lo potete pulire quando sarà asciutto. Allora, adesso ve lo faccio vedere meglio. E vedete quella di prima? Ok, carino, mi piace. Adesso vi ripoggio qua e levo questo. Prendo questo smalto qui, questo di Essence, ho usato, vedete? Questo qui, un po' luccicoso, ed è il numero 50 Irreplaceable. E lo metto sull'unghia anulare. Con la sinistra non sono proprio capace. Adesso manca solo il top coat e io utilizzo questo qui di Essence perché non è a fuoco, non lo so. Comunque quello Studio Nails Better Than Gel Nails. E no, il numero non c'è, è trasparente. Comunque va bene un qualsiasi smalto trasparente. Lo apriamo e adesso lo vado a mettere in questo medio perché negli altri l'ho già messo prima. Lo metto in questo, dove mi ero sbagliata e l'ho dovuto togliere e rifarlo con voi. E quegli altri non lo metto ancora perché è ancora bagnato questo. Però dopo me lo metto.